Alla rubrica Comera, Comè, Come Sarà, com noi siamo sul bel vedere che, è veramente, sul vero senso della parola, bel, bellissimo, bellissimo vedere di Montemarano in compagnia con il sindaco Beniamino Palmieri. Grazie per averci ricevuto. Grazie a voi per aver pensato a Montemarano. Benvenuti. Montemarano non potevamo non pensarlo, vero? E così, è un paese bellissimo con una storia antichissima, fin dal periodo degli Irpini qui c'è stata una grande vita di questo popolo sannita appunto. Dunque, ci attende anche diciamo, una mente storica, la possiamo definire così, di Montemarano. Sì, giovanissima, poi ve la presenteremo. Sindaco, allora, Montemarano e la comunità Terminio Cervialto. A che punto siamo con lo sviluppo di questo territorio? Eh, una bella domanda. Eh, noi siamo una comunità, intanto siamo in questo momento a 820 metri sul livello del mare. Montemarana ha una superficie di 33 km quadrati e la sua economia è caratterizzata soprattutto per la produzione di, una, di un vitigno di eccellenza autoctono che è l'aglianico. Eh, e, e nel tempo, devo dire, eh, i nostri contadini sono diventati sempre più bravi a lavorare la terra, a produrre questa uva e a poi ricavare un vino molto apprezzato. Abbiamo, abbiamo ormai. 14-15 cantine che sono molto apprezzate su tutto il territorio nazionale ma devo dire anche all'estero. Eh, quindi abbiamo avuto questa grande soddisfazione ma capirà bene che eh, questa economia agricola non è sufficiente per soddisfare i bisogni della comunità e quindi eh, abbiamo la difficoltà dello spopolamento eh, che è una piaga che non caratterizza soltanto la comunità di Montemarano e quindi avremo bisogno di investimenti anche in altri comparti per eh, evitare che eh, le menti più eh, preparate possano poi andare via. Devo dire che poi intorno al vino e quindi all'agricoltura di qualità si è sviluppato un discorso legato al turismo, all'enogastronomia di qualità in generale e quindi ci sono molte persone che nel weekend ci vengono a visitare anche per godere di questa pace, di questa tranquillità e di questa serenità che per noi è banale ma nelle comunità caratterizzate dal caos come le grandi metropoli non è una cosa così eh, scontata. E poi abbiamo delle tradizioni popolari e noi abbiamo la tradizione della tarantella di Montemarano, che è una musica molto particolare, direi unica nel suo genere. Caratterizzata poi da questa ritmica che la distingue appunto da altre manifestazioni dello stesso tipo, e, e da cui si sviluppa un ballo e trova il suo, la sua contestualizzazione più bella eh, in inverno, con il carnevale di Montemarano, che capita generalmente tra febbraio e marzo, e tutta la comunità poi si lancia in questo ballo processionale che coinvolge tutte le vie del paese e capirà bene che. Eh, eh, il clima rigido, il ballo, il vino, si genera un'atmosfera molto particolare eh, che è bella, eh, è credo sia molto bello venire a venirla a scoprire qui a Montemarano perché la socializzazione diventa automatica e si genera un benessere, devo dire, psicologico, psicofisico, invidiabile e anche questo è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati, per gli studiosi e non solo. anche la regione Campania ha puntato proprio su, uh, sulla Tarantella, quindi riconoscendo anche diciamo, l'importanza storico-culturale eh, di questa vostra bellissima tradizione, ha finanziato anche. Sì, sì, confermo, sono almeno 3-4 anni che noi presentiamo dei progetti eh, nell'ambito dei cosiddetti POC e troviamo riscontro da parte della regione che è molto eh, attesa. E devo dire anche disponibile rispetto al, a sostenere queste tradizioni che poi sono state anche oggetto di studio da, da parte di persone molto importanti. Noi abbiamo avuto per esempio Alan Lomax, che è un etnomusicologo americano che è stato a Montemarano nel 1954 e che ha scoperto questa musica molto particolare. Appunto, abbiamo avuto poi antropologi e altri etnomusicologi o musicologi in generale, per esempio Annabella Rossi e Roberto De Simone che hanno scritto un libro molto importante dal titolo Carnevale si chiama Vincenzo che è la bibbia delle tradizioni popolari. Abbiamo avuto dei lavori di eh, Giovanni Giuriati che è titolare della cattedra di etnomusicologia alla Sapienza di Roma. Eh, insomma, abbiamo avuto eh, la soddisfazione di collaborare anche con artisti importanti che hanno dato una mano a questa comunità e a questa tradizione, come Ambrogio Sparagna o come Eugenio Bennato che eh, Suonando in tutta Italia, ha, hanno certamente contribuito a rendere più nota questa nostra tradizione che poi ci caratterizza e caratterizza un po' anche eh, i montemaranesi, che hanno a differenza un po' dell'entroterra irpina, una predisposizione quasi naturale all'allegria, al sorriso, all'accoglienza. Come quindi... i brasiliani. Questo l'ha detto lei, <ride> però devo dire che che perché diciamo, sia, eh, cioè sei di Montemarano significa essere una persona solare, almeno nell'immaginario collettivo provinciale. Que questo è quello che posso dire per la eh mia esperienza. Confermo, confermo, perché poi il sindaco, simpaticissimo, mi sono sentita subito a mio agio e soprattutto a casa mia. Ecco perché l'aria qui a Montemarano, dicevo poc'anzi, mentre raggiungevamo questo posto bellissimo, eh, si sente proprio l'aria familiare. Sembra un grandissimo nucleo familiare. Eh, io la ringrazio per questo, ma credo abbia colto nel segno perché è proprio così. Allora, alle mie spalle si vedono tantissimi paesi, come sono i rapporti con il circondario? Ah, molto buoni di collaborazione. Devo dire che il livello degli amministratori locali è molto aumentato rispetto a, al passato, faccio riferimento soprattutto all'attenzione e, so, e anche a, come devo dire, alla col, a collaborazione. Non trovo un, più un campanilismo spinto che porta poi ad un isolamento e ad una frammentazione della proposta politica anche rispetto alle problematiche complesse a cui abbiamo fatto riferimento come lo spopolamento, e quindi c'è una collaborazione molto fruttuosa e una solidarietà sincera che fanno ben sperare per il futuro. Ecco, quindi quando si parla di far rete eh, con le istituzioni è, è proprio questo, è importante collaborare per lo sviluppo di un intero territorio, quindi dell'intera provincia. Lei prima ha toccato un tema che con l'architetto Nappa nei nostri viaggi stiamo veramente toccando con mano e dove gli amministratori i suoi colleghi eh, appunto la prima cosa che sottolineano lo spopolamento. Proprio ieri a Flumeri c'è stato un premio l'Irpino dell'anno che è stato attribuito eh, ad un personaggio molto ma molto importante divenuto famoso negli Stati Uniti ma di provenienza eh, irpina di frigento e eh, purtroppo è andato via un'altra eh, un mente che, che è fuggita un'altra mente che è fuggita e che pone all'attenzione dell'agenda politica nazionale credo io una nuova questione meridionale che chiaramente richiama alla mente alcune argomentazioni sollevate da studiosi dell'epoca, cioè quella non so, di Giustino Fortunato che dice che l'Italia è quello che il mezzogiorno è e noi abbiamo il dovere di aiutare i referenti politici nazionali ad investire in questo settore, su questa problematica, anche perché, questa è una mia opinione, si fa un gran parlare adesso delle vicende ambientali che giustamente hanno un, diritto, hanno un diritto di cittadinanza nel dibattito politico, ma se ci pensiamo bene anche il riequilibrio delle, de, de, del, del numero degli abitanti è un aspetto che ha una ricaduta sulla Ambiente, cioè evitare che ci siano eh, città sovraffollate e una ridistribuzione più equa della popolazione sul territorio può aiutare ad avere diciamo, un, una sostenibilità. Eh, anche in termini di qualità della vita e di, e di qualità dei servizi poi erogate dalle varie amministrazioni. Quindi io ci credo molto in questo genere di discorso anche perché bisognerebbe offrire opportunità, qualità eh, eh, e sono cose che, eh, che sono a portata di mano se solo si vuole investire insomma, e, e comunque eh, concentrarsi su questo genere di argomento. Ecco, Un'altra cosa, poi eh, l'aspetto storico-culturale tocca al nostro architetto, ma venendo eh, abbiamo percorso la strada del bosco, ecco che bello vedere un bosco, gli alberi, la natura bellissima e incontaminata anche dalle pale eoliche, qua non se ne vede una e quindi lo sguardo è bellissimo. Sì, anche su questo noi abbiamo dovuto fare una battaglia molto forte, devo dire, perché quando io mi sono insediato c'era il rischio di avere due paleoliche proprio in questa direzione e siamo riusciti a scongiurarlo questo, questo rischio. È evidente che se non c'è sfruttamento del territorio in quella direzione... Poi eh, il legislatore dovrebbe favorire altri insediamenti produttivi che consentono appunto, oltre a tutti i discorsi che possono avere un, un, una loro valenza teorica, nella pratica un altro elemento importante è che per evitare lo, sposo lo spopolamento c'è bisogno del lavoro. Ci e... vogliono le industrie, dovete venire ad investire qui. C'è bisogno di una complementarietà, quindi noi abbiamo l'agricoltura di qualità, abbiamo le tradizioni che sappiamo promuovere e sviluppare come il carnevale e che, fa, che è complementare rispetto all'agricoltura e alla gastronomia di qualità, abbiamo bisogno però anche, oltre che dei servizi, anche del lavoro concreto che risponde alle esigenze del territorio e assorba quella manodopera di qualità che non è solo manodopera in termini di braccia ma anche di intelletto. Abbiamo delle persone eccellenti che, come ha detto bene lei, per avere soddisfazione nella vita e per avere successo debbono necessariamente andare all'estero e questa è una sconfitta per tutti. Ci vuole anche tantissima formazione, sulla formazione punta il nostro presidente di Confindustria, il dottor Giuseppe Bruno. Sì, sì, io ho avuto modo di ascoltarlo molte volte e la sua storia familiare è una storia familiare... Molto bella che parte, eh, come molti di noi, da origini umili dalle quali poi la capacità imprenditoriale, e soprattutto quello che diceva Aldo: Moro, il senso del dovere, è eh, stato capace di costruire una realtà economica molto importante. Che rappresenta eh, un successo non solo per lui, per il territorio e per l'Irpinia in generale. Bene. Allora, dopo questa bellissima eh, e proficua chiacchierata, eh, diciamo toccando i punti politici e amministrativi di, del territorio, eh, chiaramente adesso um, eh, ci eh, tratteniamo un po' a parlare dell'aspetto storico, patrimoniale storico, oltre alla tarantella di Montemarano. Eh, Montemarano ha anche degli edifici storici molto importanti. Soprattutto dobbiamo dire che Montemarano ha avuto una cattedrale. Sì, nel 1883, il vescovo di allora, eh, appunto, eh, venne qui a Montemarano e fondò la, una delle sette cattedrali dell'Irpinia. Appunto è stata una delle prime chiese, quindi delle prime cattedrali di questa terra. Poi nel 1813 eh, fu annessa alla cattedrale di Nusco. E quindi eh, però è stata una delle prime ed è sorta eh, su un'antica chiesa eh, di epoca romanica, che poi andiamo a vedere perché è molto molto interessante. Ma le origini di Montemarano, come dicevamo all'inizio nella presentazione, sono antichissime. Cioè, qui abbiamo testimonianza della presenza dei romani. Eh, abbiamo, come abbiamo detto poc'anzi, eh, testimonianza del periodo Sannita. Di fatti a Montemarano ci fu eh, proprio una contesa molto forte di difesa del territorio contro i Romani poi, ovviamente, come sappiamo, la storia dalla storia sono riusciti a vincere su, anche ai noi su questo territorio, e, e poi ci sono delle testimonianze di epoca longobarda. Quindi eh, diciamo che la storia di questa comunità, come un po' tutti i comuni dell'Altirpinia, Irpinia, eh, risale prevalentemente al periodo tra l'VIII e il II secolo, eh, perché in quel periodo fu costruito uno dei castelli cioè il castello qui Longobardo che oggi è stato in parte ristrutturato ma merita di completare appunto tutti i lavori di ristrutturazione e molto interessante perché si trova in una posizione strategica come un po' tutti i castelli medievali. Montemarano è stata sede Vescovile, come è stato detto, fino alla prima metà del 1800 circa, poi è stata in, eh, accorpata con Nusco, Bisaccia, Conza, eccetera, e Sant'Angelo dei Lombardi. Eh, poi qui eh, la caratteristica importante è che Montemarano ha, ha avuto un miracolo da San Francesco, San Francesco d'Assisi, il quale ha resuscitato appunto una donna, che eh, appunto era sua devota ed era morta senza il conforto della confessione. E non a caso molte delle strade di Montemarano si chiamano via San Francesco e Giotto ha immortalato questo miracolo nella Basilica Superiore d'Assisi, e quindi è possibile diciamo, vedere questo, eh, questo affresco di Giotto che raffigura appunto. Un pezzo dell'Irpinio: un dell una sua eh, riproduzione, anche se in una versione molto spartana è diciamo, conservata nella cattedrale, magari entrando avremo modo di vedere anche questo, questa curiosità. Bene, <ride> allora noi facciamo questo bellissimo viaggio, iniziamo proprio con... Ma eh, prego, de... eh, architetto, ecco, vi presento eh, quella che noi chiamiamo la forza giovanile professionale, <ride> l'architetto Raima, Raima Raimo Raimo. Ecco, benvenuta. Benvenuti a voi. Allora, architetto, lei adesso ci porterà dove? Cioè, iniziamo dalla cattedrale Santa Maria Assunta e poi, come diceva l'architetto, proseguiamo vedendo anche il Museo dei Parati Sacri di Montemarano. Io credo che lei sappia vita, opere e miracoli di... Ci proviamo. Eh. <ride> ci proviamo. Bene, allora andiamo. come vi dicevo siamo in compagnia dell'architetto Angela Raimo, siamo all'interno della cattedrale un posto suggestivo molto bello, aveva ragione l'architetto Nappa assolutamente sì, è molto particolare è una cattedrale di epoca normanna e ha il classico impianto appunto delle cattedrali normanne quindi un'unica navata centrale due navate laterali con cappelle all'esterno in fondo vediamo un transetto un'abside e due cappelle laterali, una cappella di vita a sacrestia e l'altra invece molto probabilmente caduta e poi ricostruita negli anni 60 proprio per ridare la simmetria ai due lati del transetto. Abbiamo la riproduzione della ventisettesima scena presente nella Basilica Superiore a San Francesco d'Assisi. Eh, il dipinto di Giotto, molto probabilmente di un suo allievo perché i tratti non sono definiti come quelli del maestro, eh, eh, rappresenta proprio il miracolo della morte di Montemarano. La scena è conosciuta come il miracolo della morte risuscitata di Benevento perché Montemarano era diocesi suffraganea di Benevento prima di essere accorpata all'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi con Zanusco e Bisaccia. E ehm, viene raccontato appunto il miracolo di questa morta, siamo intorno all'anno eh, 1227 quindi qualche anno dopo la morte di San Francesco. E questa tesi, eh, la testimonianza dell'avvenuto miracolo per opera di San Francesco, avvalora anche l'ipotesi eh, del passaggio di San Francesco nelle nostre zone. Eh, la cattedrale ovviamente con il terremoto ha subito numerosi... Eh, con vari terremoti, credo. Con, con vari terremoti, <ride> in particolare... Mh, per eh, creare un'opera strutturale più adeguata furono chiuse queste colonne che noi invece ora vediamo. Quindi tutte queste colonne erano inglobate in eh, blocchi di contenimento e solamente con il terremoto dell'80 e col restauro successivo al terremoto del 1980 furono tirate fuori queste antiche colonne che ovviamente ora non hanno più una funzione strutturale infatti vediamo eh, dei pilastri eh, retrostanti che sorreggono proprio tutta la struttura in acciaio che sorreggono poi tutta la struttura quindi ci troviamo all'interno di una chiesa a tre navate con le colonne che appunto sono riportate al periodo medievale. Sì, sono delle colonne normanne sicuramente, eh, con dei capitelli molto particolari che hanno questa caratteristica che praticamente non sono uguali tra di loro. All'interno di questa cattedrale c'è anche una bellissima cripta. Noi sappiamo che la forma e la dimensione di questa cattedrale è molto simile a quella di Salerno. È così? L'impianto è molto simile a quello di Salerno, è in piccolo ovviamente, una riproposizione in piccolo della cattedrale di Salerno. Noi siamo giù all'interno della cattedrale, diciamo nelle viscere della cattedrale. Alle nostre spalle vediamo che eh, si sta effettuando una massiccia, eh, un massiccio mh, intervento di ristrutturazione. In realtà, eh, questo intervento noi ce l'auguriamo. Eh, nel tempo, in seguito. Ai lavori di ristrutturazione si è verificato un problema di eccessivo carico sull'altare, nella zona dell'altare, quindi noi siamo nella cripta, quindi nella zona sottostante, che ha fatto comparire qualche lesione e, e quindi è stato necessario per evitare il collasso della struttura, è stato necessario puntellare per diciamo, evitare eh, che il tempo potesse... Eh, giocare a nostro sfavore e determinare delle spiacevoli conseguenze, magari irreparabili. Eh, pur essendo un bene di proprietà della Chiesa, come comune, considerandolo un gioiello eh, di tutta la comunità, Abbiamo trovato una soluzione che ci ha consentito di candidare la ristrutturazione e quindi i lavori di consolidamento di questa parte ehm, eh, presentandoli proprio come comune in collaborazione con eh, la Chiesa nell'ambito del progetto Bellezza che era un eh, bando che fece la presidenza del Consiglio dei Ministri circa 3-4 anni fa parlo Governo Renzi e eh, pare che eh, questa domanda sia stata accolta e adesso c'è tutto l'iter burocratico amministrativo che poi eh, si dovrebbe appunto concludere con il riconoscimento del decreto di finanziamento e l'argizione dei fondi e poi l'avvio dei lavori che ci, che ci auspichiamo per 1.700.000 euro anche perché vedo che sono abbastanza urgenti appunto avete fatto bene a soprattutto la parte delle volte anche perché ci potrebbero essere seri problemi e seri rischi queste sono opere che hanno dire centinaia di anni quindi è giusto proteggerle ci auguriamo quindi anche noi che venga presto posto rimedio a, questo, a questa difficoltà. Adesso se ci può descrivere un po' tutta la parte diciamo, dell'altare. Eh, dell Abbiamo uh, l'altare. In cui sono custoditi i resti di San Giovanni in pietra locale e anche la uh, capsula che racchiude tutti i resti sono uh, in pietra locale, molto probabilmente di Gesualdo. Uh, All'esterno vediamo un, una, una balaustra lignea voluta da uh, un vescovo sempre di nusco ed è uh, di epoca rinascimentale. Molto interessanti alle spalle dell'altare di San Giovanni ci sono praticamente due affreschi staccati risalenti a all'anno 1000, che sono stati lungamente eh, studiati anche da uno storico dell'arte di Avellino, il dottor Riccardo Sica. Sindaco, noi stiamo per entrare nel museo del vino sì. eh, adiacente al castello sì. se non, o all'interno proprio del castello. Allora, in, all'interno del castello, noi abbiamo utilizzato dei fondi europei. Circa 4-5 anni fa per ristrutturare la parte pubblica del Palazzo Castello perché va detto che la parte forse più interessante è ancora eh, di proprietà privata e quindi rimane di proprietà privata. Eh, al, al piano terra del Palazzo Castello abbiamo allestito l'Ecomuseo del Vino, abbiamo quindi eh, preparato un eh, cortometraggio firmato dal regista Andrea D'Ambrosio che ritrae eh, tutto le attività e, le, e raccoglie anche le interviste delle cantine più importanti di Montemarano. Questo cortometraggio si chiama Le vigne del Signore. Anche eh, ritornando a San Giovanni uno dei miracoli è stato proprio quello della trasformazione dell'acqua in vino. E mentre nel primo piano abbiamo una sala che viene di solito utilizzata per fare promesse di matrimonio oppure matrimoni civili ma anche convegni e momenti culturali. Noi intanto entriamo con l'autorizzazione del Sindaco, siamo in autunno, ci apprestiamo alla vendemmia, già stanno vendemmiando e quindi questa puntata cade ad hoc. Andiamo Sindaco. Andiamo. siamo all'interno della Chiesa del Purgatorio. È eh, una chiesa fortemente voluta dal popolo montemaranese, fatta costruire proprio con i fondi ricavati dal, eh, dagli abitanti di Montemarano. È una chiesa che ha un'indicazione eh, un po' particolare perché è dedicata alle anime del Purgatorio e come sappiamo eh, le anime del Purgatorio è una venerazione un po' particolare per le zone erpine perché è una cosa tipica più del napoletano come venerazione. All'interno della cappella, ora ex chiesa del Purgatorio, perché è stata utilizzata per il museo dei parati sacri. All'interno vediamo tutti i parati donati nel corso degli anni alla Diocesi di Montemarano e la maggior parte delle donazioni di tutti i parati che vediamo all'interno sono del 1725, donati da Papa Orsini. Uh, vescovo uh, prima di Benevento, e siccome, come abbiamo detto, Montemarano era la diocesi suffraganea di Benevento, una volta diventato papa ha fatto numerose donazioni a tutte le diocesi della sua uh, metropolia. Abbiamo numerosissimi parati all'interno di questo museo, infatti, uno dei, per quanto riguarda i parati sacri, dei più importanti del, della zona del Mezzogiorno. Um, se uh, ci spostiamo nell'altra sala, andremo a vedere tutti i parati che sono meglio conservati e ne troveremo ovviamente di diversi colori, perché a seconda della liturgia, a seconda del, uh, del periodo, vengono utilizzati diversi colori per i paramenti sacri. Tra i vari parati vorrei farvi vedere questo che ha un colore molto particolare ed è uno dei meglio conservati della collezione perché come sappiamo il rosa viene utilizzato solamente due volte all'anno e questo in particolare è stato utilizzato davvero pochissimo. È del 1735 ed è in taftà broccato e presenta dei ricami molto molto particolari e ricercati. Sindaco, dunque siamo all'interno di un altro bellissimo museo, Montemarano è ricco di bellezze. Sì, eh, come abbiamo anche avuto modo di dire in, in precedenza, eh, Montemarano ha anche un'altra un caratteristica importante che è depositario di questa tradizione millenaria della Tarantella e del Carnevale, qui siamo nel Museo Etnomusicale Celestino Cosci e Antonio Bocchino, fondato da Luigi D'Agnese e, e qui abbiamo un po' di memoria storica legata a questa tradizione, quindi abbiamo i costumi tipici, questo è il costume del caporabballo e qui poi sono anche conservate oltre che tutto un patrimonio fotografico, delle registrazioni autentiche che ci sono state nel corso degli anni, abbiamo anche l'organico strumentale che viene eh, utilizzato per riprodurre la tarantella di Montemarano, quindi strumentale appartenuti a vecchi maestri, quindi fisarmoniche, organetti, eh, ciaramelle, clarinetti e poi qui abbiamo anche eh, il, lo studio che è stato fatto, oltre che registrazioni eh, uniche direi eh, anche da parte di Roberto De Simone contenute e eh, conservate in questi armadi, abbiamo anche tesi di laurea eh, in lettere, in eh, antropologia e in altre materie afferenti, lo studio di queste tradizioni popolari. Quindi è davvero un gioiello perché qui vi è la dimostrazione proprio oggettiva dell'importanza, dell'antichità eh, e dell'unicità, se vogliamo, di questa tradizione che, ripeto, nel, nel corso del carnevale attira tantissimi appassionati e, e vi consiglio di venirlo a vedere perché è la memoria eh, visiva eh, di un popolo che è legatissimo a questa tradizione e questa tradizione tiene legati tutti i figli di Mondemarano nel mondo, ancora di più alla loro terra natia, che è una terra fatta di radici profonde eh, e che eh, appunto è rappresentata da questa tradizione, da questa musica che ha la capacità eh, di far di generare e amplificare l'allegria, ma in base al contesto in cui si ascolta fa anche commuovere. Eh, qui siamo nella stanza in, che è dedicata proprio a conservare il, eh, mh, quelli che sono eh, gli strumenti eh, che vengono utilizzati per riprodurre la tarantella, in particolare abbiamo due sezioni, uno le, legato a... Eh, Celestino Coscia, a cui è stato poi intitolato il museo, che era un pastore e aveva la capacità di suonare un flauto doppio che ricorda, eh, se, eh, che ricorda antichi maestri, e ha rappresentato una unicità, tant'è vero che è stato oggetto di studi. Questo è Diego Carpitella, il fondatore della Cattedra di Etnomusicologia in Italia, ma anche Roberto De Simone ha studiato questo nostro concittadino. Questo era il, cappello, il man, ehm, cosiddetto cappotto ruoto lo chiamiamo qui a Mondemarano che indossava nel periodo invernale e poi abbiamo Antonio Bocchino che è l'altro musicista che era un percussionista, suonava il tamburello ed era un cacciatore e quindi la famiglia ha voluto anche ricordarlo con quelli che erano eccolo qui i suoi strumenti anche di, di, di civile, ecco, e la sua passione in particolare Antonio Bocchino. Qui notiamo anche come posso dire il percorso evolutivo che ha interessato proprio l'organico strumentale. Passiamo dall'organetto e la ciaramella, secondo alcuni studi addirittura ehm, chiaramente io non sono un esperto, quindi posso dire qualsiasi cosa, nessuno ne avrà a male, ma si dice che la zampogna è l'antenato dell'organetto, quindi prima c'era la zampogna e la ciaramella con il tamburello, poi c'è stato l'organetto e poi c'è stata la fisarmonica che ha sostituito l'organetto e infine il clarinetto che ha sostituito la ciaramella, uno strumento più complesso che chiaramente rispondeva alle esigenze. Eh, che nel tempo chiaramente cambiavano e richiedevano eh, caratteristiche più importanti. Eh, sulla parete abbiamo altri musicisti, maestri musicisti che hanno caratterizzato la tradizione del nostro paese e quindi è veramente un, un gioiellino da, da visitare con passione. Allora, cari telespettatori, siamo giunti al termine di questo nostro bellissimo percorso eh, nei viottoli di Montemarano. Abbiamo assaporato l'aria buonissima, come ho già detto inizialmente, un'aria familiare e non solo, anche di grande amicizia e di grande supporto. Abbiamo visto le cose più belle, eh, siamo usciti dal museo del vino perché. Eh, abbiamo anche potuto godere eh, di un video bellissimo. Vogliamo salutare eh, per galanteria, iniziamo con i saluti da una donna, dall'architetto Raimo. Grazie per l'attenzione e spero di vedervi quanto prima di nuovo in questo bellissimo paese. Noi immediatamente accettiamo l'invito, lo cogliamo subito al volo o verremo a trovarvi. Grazie Sindaco. Grazie a voi e vi aspetto soprattutto a Carnevale. Vedrete che vi divertirete con noi e mi raccomando in maschera. Ok, ci, ci mascheriamo insieme. maschere con 10 kg e oltre e meno, però ci ha raggiunto il vice sindaco dell'amministrazione comunale di Montemarano. Grazie, grazie per, per essere venuta a salutarci. Benvenuti qui a Montemarano e, e buon pomeriggio a tutti. Il, la mia tele che è esclusiva proprio sul turismo e lo spettacolo e quindi credo che l'opportunità che io... Accolgo a tutti gli irpini e a tutti quelli che vengono da fuori. Eh, L'organizzazione massima che noi esprimiamo qui a Mondamarana è il carnevale, come poi la festa del vino e quant'altro, però il carnevale. Fra poco alle porte inizieremo, fra poco. Eh, no, fra poco i preparativi. Diciamo il popolo di Montemarano è sempre pronto. Loro sì, sempre, però poi invitiamo a tutti, come ha detto bene il sindaco, anche a voi a mascherarvi perché qui non si viene solo a vederlo il carnevale, ma a partecipare, che questa è la cosa più importante. E noi verremo, però l'invito, l'ho già detto al sindaco, sì. che deve fare lei, soprattutto sì. che ha questa delega, di venire come me con 20 kg in meno. Per fare la tarantella, ma la maschera alla fine non, non la guarda la maschera sì, però la tarantella la tarantella, per <ride> voglio dire, però può essere anche una buona cura di magrande, voglio dire. Quindi voglio dire quindi per quello partecipare. bello al buono, 118. Un buon bicchiere di vino e una bella tarantella ti fa vivere meglio, quindi questo è il senso del, e, del nostro paese, è quello che vogliamo trasmettere a chi ci viene a. E ci siete riusciti vivere. e ci siete riusciti. Noi abbiamo scherzato, abbiamo voluto scherzare perché come diceva inizialmente il caro sindaco. Montemarano è anche il paese dell'allegria. Ecco, grazie a Gerardo. E grazie a voi, a tutti i telespettatori di Canale 58. Oggi abbiamo visto uno dei borghi più belli dell'Irpinia. Antiche origini, un paese veramente da visitare. Grazie a tutti. Grazie, alla prossima tappa. Mi raccomando sempre in tantissimi. Arrivederci.